Andiamo nell'Evangelo di Luca, capitolo 15. Evangelo di Luca, capitolo 15. Leggiamo dal verso 11. Luca, capitolo 15, dal verso 11. Se avete trovato, dite amen. E disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. E dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. E allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito, dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Amen. Amen. Vogliamo pregare, vogliamo chiedere la benedizione di Dio. Alleluia. Signore, ancora noi ti lodiamo, ti ringraziamo e diamo a te onore e gloria. Ti diciamo grazie ancora per questo giorno, per l'opportunità che tu ci dai di essere nella tua presenza e di poter ricevere da te. Abbi modo di agire col tuo spirito, di toccare, di benedire e di agire così come solo tu puoi fare. Ti diciamo grazie fin da adesso per quello che tu farai ancora insieme. Noi chiediamo la tua benedizione sulla tua parola. Nel nome di Gesù Cristo. Amen, amen, amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Stringete la mano a qualcuno e ditegli: è tempo di incontrarsi con Dio. È tempo di incontrarsi con Dio. Stringete la mano a qualcun altro e ditegli: egli è disposto a farlo di corsa. Amen. Volete star comodi? Dio vi benedica. Non so se avete mai immaginato Dio correre. Beh, con questa scrittura noi possiamo immaginare, non c'è nessuna parte della scrittura dove noi vediamo Gesù correre. Vediamo quando Pietro e Giovanni corrono al sepolcro e fanno la gara, chi arriva per primo. Troviamo diversi personaggi della parola di Dio che corrono. Ma questa è la parabola del padre buono. È la parabola che non è, mi piace chiamarla la parabola del padre buono, anche se è più conosciuta come la parabola del figliol prodigo, perché il vero protagonista è il padre e non tanto il figlio.
E ovviamente il Padre è il nostro Padre Celeste. È l'Iddio amorevole, è l'Iddio di amore, di misericordia, è l'Iddio che noi serviamo. Alleluia. L'Iddio che è pronto a perdonare. L'Iddio che ci ama. Alleluia. E se qualcuno se lo dimentica, questa parabola ce lo fa ricordare. Dio è amore. Dio ci ama. Dio ti ama. E Dio ci ama indipendentemente da quelli che possono essere i nostri meriti, i nostri talenti, i nostri fallimenti o il nostro comportamento. L'amore di Dio è incondizionato. E così come un padre ama tutti i suoi figli, beh, l'amore del padre è verso quel figlio che resta fedele a casa senza mai trasgredire un suo comandamento, così come è verso quel figlio che a un certo punto decide di lasciare la casa del padre e di vivere una vita per conto suo, indipendente, una vita senza sentirsi osservato o controllato dal padre, dove può scegliere di investire i suoi averi a suo piacimento e di vivere lo stile di vita che preferisce. Infatti, alla sua richiesta di andarsene e di avere la parte dei beni, il padre non lo contraddice, non gli nega questa richiesta, sebbene sa che il figlio probabilmente andrà incontro a problemi. Ma vedete, il figlio non gli ha chiesto un parere, non ha detto cosa mi consigli di fare, no? Lui ha preso la decisione. È un po' come quando a volte qualcuno viene da me, ci sono due tipi di persone che a volte vogliono parlare con il pastore, quelli che chiedono un consiglio su cosa fare e quelli che vengono a comunicare cosa hanno deciso di fare. E poi ci sono quelli che non vengono per niente, che decidono automaticamente. Ma non c'è molta differenza tra chi viene a comunicare ciò che ha deciso di fare e chi decide di fare senza far sapere niente. Ma il figlio prodigo in effetti aveva preso una decisione e a un certo punto non ha chiesto al padre cosa mi consigli di fare. No, lui aveva deciso cosa fare. E normalmente quando una persona è determinata nel fare quello che vuole fare e che non accetta consigli, il padre non dice niente. Alleluia. E così è il nostro Dio. Molte persone decidono di fare quello che vogliono fare, non ci pregano neanche su, non chiedono qual è la tua volontà. Signore, cosa vuoi tu che io faccia? Tac, decidono di fare quello che vogliono e poi vanno incontro alle conseguenze. Alleluia. Non dobbiamo mai dimenticarci che il nostro Padre Celeste vuole il nostro bene, vuole il nostro meglio, perché ci ama, perché vuole che noi viviamo una vita abbondante. Lui è il creatore della felicità, lui è l'elargitore della grazia, lui è colui che benedice, lui che può veramente dare pace, gioia, felicità nella nostra vita. Alleluia. Noi potremmo cercarla altrove, ma alla fine scopriremo che senza Dio non possiamo far nulla. La vita di ogni essere umano ha bisogno di Dio.
perché nell'essere umano, qualcuno ha detto, c'è un vuoto a forma di Dio, solo Dio può colmare quel vuoto. Noi come esseri umani siamo stati creati da Dio. Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza, con la capacità di prendere decisioni autonome, perché non ha creato dei robot, delle marionette. Dio ci ha lasciato fin dall'inizio liberi di poter scegliere. Scegliere se confidare in Lui, fidarci di Lui, o fidarci della nostra mente o della nostra intelligenza. Ma se noi andiamo a una definizione di intelligenza secondo la Bibbia, l'intelligenza è conoscere il Santo, è conoscere Dio. Alleluia. Non tutti sono d'accordo, perché nella società di oggi l'uomo cerca di fare sfoggio della sua conoscenza, della sua cultura. L'umanesimo è ciò che la filosofia che cerca di mettere in rilievo la figura umana, la conoscenza umana, ma è la conoscenza di Dio che fa la differenza. E conoscere il Santo di Israele, l'Iddio onnipotente, il creatore del cielo e della terra. Alleluia, 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 alleluia. E più noi conosciamo Dio, più ci rendiamo conto che Dio è veramente interessato a noi. Dio è amore. E più conosciamo il suo amore, più abbiamo l'opportunità di innamorarci di Dio, di ricambiare questo amore. Alleluia. La Bibbia dice: noi lo amiamo perché Egli ci ha amato per primo, perché abbiamo avuto modo di conoscere il suo amore. E grazie a Dio che Dio ha rivelato il suo amore. Alleluia. E noi lo possiamo conoscere in diverse maniere. La Bibbia ci dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Nel progetto di Dio stava proprio questo desiderio di pagare un prezzo per riscattare l'uomo dal peccato, e Dio stesso si è manifestato in carne, si è fatto uomo per essere l'agnello del sacrificio, il cui sangue innocente, e solo il suo sangue, poteva essere quello del riscatto dell'uomo peccatore, perché nessun uomo avrebbe potuto dare la sua vita per un altro, perché la Bibbia dice tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, tutti saremmo stati meritevoli di morte avendo tutti peccato, ma quindi occorreva la morte di un uomo senza peccato, ed è quello che Gesù Cristo ha fatto. Ha vissuto una vita come qualunque altro uomo, ma senza peccare. Ha adempiuto quello che era il progetto dell'Eterno Spirito di Dio, del Padre, e in ubbidienza alla volontà del Padre, sebbene nella carne non è facile, sebbene Gesù stesso abbia, nel punto cruciale, abbia pregato: Padre, se è possibile allontana questo calice da me, ma ciononostante non la mia volontà ma la tua volontà sia fatta. E quella è la massima espressione di arrendevolezza, quando noi, pur essendo dibattuti, pur avendo l'opposizione della nostra carne, ci arrendiamo a Dio e diciamo: non la mia ma la tua volontà sia fatta. Alleluia. Oh, grazie a Dio per il privilegio di poter confidare in Dio,
di poter credere che Lui vuole il nostro bene e il nostro meglio, che Lui vuole darci una vita abbondante, una vita ricca di benedizioni, alleluia. Ma nello stesso tempo siamo noi a prendere la decisione, siamo noi a dover essere d'accordo con Dio, siamo noi a dover decidere individualmente per ognuno di noi, con le scelte della nostra vita quotidiana, se fare la sua volontà oppure la nostra. Alleluia. Siamo noi che decidiamo come spendere il nostro tempo, i nostri giorni, la nostra vita. Se siamo noi che scegliamo se essere vicini al Padre o essere lontani dal Padre. Alleluia. Beh, questo giovane, il più giovane di questi due figli, beh, decise di stare lontano dal Padre. Beh, nei primi tempi sembrava che tutto andava gonfie vele, aveva soldi, aveva amici perché aveva soldi, ma poi finirono i soldi e finirono gli amici. Vedete, anche a quel tempo c'erano amici che erano amici solo per l'interesse. E quando si trovò senza soldi, si trovò nel bisogno, si trovò senza un buon lavoro. E quando non si ha un buon lavoro, per sopravvivere si accetta anche un cattivo lavoro. Beh, il fatto che andò a pasturare dei porci era l'esempio di un cattivo lavoro. Oggigiorno potrebbe essere un lavoro illecito, eh? Che so, qualcuno che va a lavorare per conto di un'organizzazione criminale, magari a spacciare droga, eh? Non è certo un buon lavoro quello. Beh, a quel tempo uno di questi lavori illeciti era l'allevamento dei maiali. Beh, non dobbiamo dimenticare che la carne di maiale non era tra quella consentita nel Vecchio Testamento. Il maiale è un animale immondo. Se vedete la parola di Dio, ci dà delle istruzioni che, sebbene questa è parte della legge cerimoniale, per la cultura di quel tempo erano delle istruzioni che volevano preservare la salute del popolo di Israele. Quando Dio dice qualcosa, non lo dice per... c'è una ragione. Anche quelle istruzioni della legge cerimoniale avevano alla base una finalità di preservare la salute. Se Dio aveva chiesto di non mangiare quel tipo di carne, è perché quel tipo di carne, se non cotta bene, se non, può avere delle conseguenze negative. E ancora oggi, se qualcuno mangia sempre carne di maiale, starà male, rovina la sua salute. Già la carne già di per sé porta, sebbene è un cibo, dice che costa anche di più, però comporta più cancro, più malattie. Infatti ci sono i vegetariani che vantano buona salute in questo. Ci sono cose che oggi con la medicina, si scopre ciò che fa bene, ciò che fa meno bene, cosa che nel passato bisognava fidarsi di Dio. E ecco perché Dio ha detto: di questo ne mangiate, di questo non ne mangiate. Adesso si può andare dal dottore, dal dietologo, e vi dice cosa vi conviene mangiare, cosa non vi conviene mangiare. Alleluia.
ma nel Vecchio Testamento le persone non avevano fatto delle scoperte scientifiche, per cui dovevano fidarsi. E Dio diceva: beh, ok, la circoncisione fatela all'ottavo giorno. Beh, soltanto in tempi recenti è stato scoperto che un neonato è all'ottavo giorno, che ha le difese più forti rispetto ai giorni prima e ai giorni dopo, che può affrontare in una maniera migliore un intervento chirurgico. Beh, Dio era il creatore, se ha detto l'ottavo giorno aveva le sue buone ragioni. L'uomo lo scopre adesso che è l'ottavo giorno il tempo migliore per fare un intervento chirurgico. Alleluia. Dio aveva detto di non toccare un corpo morto. Beh, qualcuno dice, beh, tutti gli altri lo toccano, perché? Io ho detto, perché se tocchi un corpo morto sei immondo. Beh, nei secoli passati, quando cominciavano a esserci strutture, ospedali, un bravo dottore doveva fare un po' di tutto, e c'erano quei dottori che andavano a fare, che so, l'autopsia, e dopo andava ad aiutare in sala parto. Risultato, le donne che partorivano morivano nel giro di, e non sapevano perché. E l'hanno scoperto soltanto, possiamo dire, di recente, che c'è germi pericolosi che alla fine portano alla morte e che sorgono e ci sono nei corpi delle persone morte. Quindi se il dottore non si sterilizzava e per bene e andava dopo a visitare una donna che era in sala parto, quelle persone morivano perché non usava, non veniva sterilizzato in maniera adeguata, perché c'è un germe pericoloso delle persone morte. Alleluia. Io a volte resto meravigliato dell'ignoranza in delle persone. Capisco, care, ma che dopo un corpo che è stato morto di un proprio familiare non hanno, come dire, vanno lì magari a baciarlo ancora e a rischiare di essere contaminate, a rimettere la propria salute, la propria vita. Una persona che è morta non è più lì. Alleluia. Questo è il nostro involucro esteriore, è la nostra dimora, ma è la nostra anima che noi stiamo curando, la nostra psiche, la nostra anima, è quello che noi siamo, quello che noi pensiamo, i nostri sentimenti, la nostra attitudine. Beh, non è formata da carne e sangue. È la cosa più preziosa, è il nostro essere eterno, la nostra anima, che è un'anima eterna. E durante questo tempo noi scegliamo la destinazione di questa anima. Alleluia. Beh, nello stesso tempo ci vogliamo pure preoccupare che il nostro corpo non sia contaminato da germi, da infezioni. E quindi dobbiamo avere anche quella saggezza. E Dio si preoccupa anche del nostro stato fisico. Ecco perché Dio ha dato anche delle leggi di carattere cerimoniale. Perché Dio vuole che noi stiamo bene. Dio non vuole che noi viviamo insieme ai maiali. Ma quel giovane era lì, ridotto a quasi invidiare i maiali. Che i maiali stavano tranquilli, belli, mangiavano. E lui non voleva nutrirsi di quelle ghiande. Ho scoperto, leggendo la Bibbia spagnola, che probabilmente si trattava di carrube. L'albero di carrube è un albero che cresce al sud. In Sicilia ce n'erano parecchi quando io ero ragazzino. Adesso non ne vedo più neanche in Sicilia. Al nord non esistono, e sicuramente esistono in Israele o da quelle parti là. E sapete, io ho assaggiato quelle carube,
ed erano l'alimento preferito dei maiali, perché sono cresciuto in campagna, i maiali vanno proprio, è il piatto preferito, il cibo preferito, e si possono assaggiare anche gli esseri umani. Certo, non avendo niente da mangiare, si possono mangiare le carube. Beh, quel giovane si era ridotto proprio male a mangiare il pasto preferito dei maiali, a lavorare, ad allevare maiali, che era un allevamento, come dire, illecito. Tutti sapevano che non era moralmente giusto. In altre parole, per descrivere la condizione più bassa a cui si era ridotto, la condizione morale, ma anche pratica. Era, immaginate stare in un porcile, forse voi non avete mai sentito quale odore c'è in un porcile. Io sono cresciuto in campagna e ogni tanto mi ci affacciavo. Non è un posto dove uno vuole trascorrere tempo, non si vede l'ora di uscire fuori, perché non c'è un buon odore, non c'è una buona atmosfera. Non so quanti ci provano gusto a stare in un porcile, ma neanche in altri ambienti dove si allevano questi animali. Però qualche tempo fa, ecco, quando siamo andati a visitare una fattoria, c'era anche il fratello Showalter, passando in un posto dove c'era un odore, lui ha detto: questo è odore per il proprietario, è odore di soldi, ma per chi passa di là non è... Ed evidentemente anche il proprietario di quel porcile preferiva avere qualcuno che badava. L'odore lo lasciava al dipendente che sfruttava, e i soldi se li teneva lui. Ma quel giovane che era lì, in quel porcile, in mezzo al fango, a un certo punto ecco la svolta. E la Bibbia dice: tornò in sé medesimo. Alleluia. E quando si rende conto di come stanno effettivamente le cose, e quando la mente comincia a ragionare in maniera più obiettiva, più concreta, più realistica, e quando si cominciano a tirare quelle conclusioni che ci inducono a scegliere in una maniera migliore, ci inducono a compiere quelle scelte che possono dare una svolta alla nostra vita. È il tempo quando noi torniamo in noi stessi, quando abbiamo una valutazione più obiettiva delle cose, quando sappiamo individuare ciò che è meglio e ciò che è peggio, ciò che è opportuno e ciò che non è opportuno. Alleluia. E quel giovane tornò in sé medesimo quando cominciò a ragionare in questa maniera, e disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Cominciò a considerare come si stava bene nella casa di suo padre, dove i servi, quelli che sono stati, come dire, i dipendenti, e nel passato il termine servo era anche sinonimo di schiavo, era costretto a lavorare, beh, perché molto probabilmente avevano soltanto ospitalità, cibo e ospitalità, non c'era un vero e proprio stipendio. Ma non morivano di fame, certo, avevano cibo in abbondanza. Ma lui lì deve stare in mezzo a quella puzza di maiale
e non avere abbastanza cibo da mangiare. E lì il confronto. E lì, tornando in sé medesimo, si rende conto che già essere nella casa di suo padre come servo si stava meglio che stare qui, indipendente, però in mezzo al fango, alla puzza, in mezzo ai maiali e con la fame. E a quel punto disse: beh, io so di non meritare di tornare come figlio, ma voglio tornare come servo. E quindi, ecco, prende la decisione: mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo, contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Quel figlio ebbe la consapevolezza che il padre lo avrebbe accettato come servo, perché sapeva di non meritare di essere chiamato figlio. Aveva sperperato i beni del padre, aveva sperperato la parte che gli è toccata. E quindi ecco che va, comincia questo viaggio. E mi piace molto che la Bibbia dice: mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Quando lui non vedeva il padre, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Quando lui cominciò a muovere i primi passi verso casa, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Alleluia. Vedete, quando noi prendiamo la decisione di avvicinarci al Padre e quando noi cominciamo a fare il primo passo, il nostro Padre Celeste già ci vede e comincia a rallegrarsi, perché vede che il suo figlio si sta avvicinando a lui. Alleluia. Il figlio ancora non lo vede, ma il padre ha il controllo della situazione. Alleluia. Amen. Vedete, è come ai nostri giorni. Qualche tempo fa, grazie ai mezzi tecnologici che sono a disposizione, quando mio figlio era a Londra potevo vedere esattamente dove si trovava, perché c'è l'applicazione cerca iPhone e puoi vedere dove è l'iPhone, ma sapete dov'è chi porta dietro l'iPhone, no? Quindi potevo vedere in che zona di Londra era. Poi, sapendo qual era il volo, c'è un'applicazione che vi fa vedere l'aereo dove si trova, e quindi vedevo a che punto era l'aereo quando tornava. Sapevo quale paese stava attraversando quando l'aereo era arrivato al Canale della Manica, poi sorvolava fin quando era vicino all'aeroporto. Questo per darci un'idea di come il Padre Celeste non ha bisogno di cercare iPhone o di seguire il volo. Lui sa esattamente che in direzione stiamo andando, sa quando ci avviciniamo e quando ci allontaniamo da lui. Alleluia. E mi piace molto che il padre lo vide quando il figlio era ancora lontano, quando il figlio non sapeva neanche che il padre era lì a osservarlo, a controllarlo, ad aspettarlo. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e ne ebbe compassione. Oh, potete star certi, il nostro Padre Celeste sa ogni nostro movimento. Alleluia. Sa se ci avviciniamo o se ci allontaniamo. Alleluia. Ma quando noi prendiamo una decisione di lasciare il fango, di lasciare il peccato, di lasciare il degrado morale e cominciamo a fare il primo passo verso di Lui, oh, io posso già immaginare come c'è una grande gioia nel nostro Padre Celeste. E il nostro Padre Celeste già si prepara all'incontro. E appena il figlio è vicino, non può più aspettare. Non può stare a casa ad aspettarlo. Gli deve per forza andare incontro.
e non solo, normalmente gli va incontro di corsa. Alleluia! E questo è il momento quando Dio comincia a correre verso di te. Tu fai un passo, lui ne fa 100. Alleluia! E per farne 100, quando tu ne fai uno, deve farli per forza di corsa. E che corsa! Alleluia! Oh, gloria al nome del Signore! Alleluia, alleluia, alleluia. C'è un tempo quando Dio comincia a correre ed è il momento in cui si rende conto che tu stai tornando a casa, è il momento in cui tu ti stai avvicinando a Lui, quando tu hai preso la decisione e adesso la metti in atto. Hai cominciato a fare i primi passi verso di Lui. E quando tu hai preso questa decisione, Dio non può più aspettare. Dio non ce la fa a restare fermo. Lui deve per forza cominciare a correre e a fare le cose più in fretta. Alleluia. Mi viene in mente quando Dio notava che un certo Cornelio era così devoto, era così determinato a servire Dio e voleva fare meglio, e voleva fare il suo meglio. Quello toccò il cuore di Dio e Dio disse: no, non posso permettere che quest'uomo resti senza conoscermi. Dio non vedeva l'ora di veramente avere un incontro personale con Cornelio. E quindi stabilì un modo per fissare un appuntamento. Mandò un angelo a fissare l'appuntamento. E Dio mandò a chiamare Pietro. Dio mandò a chiamare qualcuno che potesse dire le cose come stanno. Alleluia. Beh, quando Pietro riceve questo incarico, ha dovuto ricevere anche lui una certa preparazione, perché non era disposto ad andare in casa di un gentile, di uno che non era un giudeo. Sapeva di non poter entrare e mettere piede in casa, questo secondo la tradizione ebraica. Beh, si presuppone che Pietro doveva essere già un cristiano. Ed ecco perché Dio voleva che anche Pietro si rendesse conto che doveva mettere un po' da parte quella tradizione ebraica, perché Dio stesso aveva detto per mezzo di Pietro, fin dal giorno della Pentecoste, che la promessa non era soltanto per loro, ma anche per quelli che sono lontani, per quelli che verranno molto tempo appresso, per quelli che abitano in altri paesi, per coloro che verranno nel tempo. La promessa è anche per noi. E questo l'ha detto Pietro nel giorno della Pentecoste, e non si era reso conto di aver detto quelle cose. Ovviamente parlava per lo Spirito, ma quando fu il momento che Dio gli disse: beh, vai a casa di Cornelio, cominciò a pensare: qua è vero che Dio me l'ha detto, però cosa ne pensano gli altri giudei? Cosa ne penseranno gli altri? Quando giunse a casa di Cornelio, la prima cosa che, perché aveva dei testimoni, aveva altri fratelli che sono venuti con lui, ha detto: beh, io qua non sarei mai venuto, perché so, ma Dio me l'ha detto, quindi, come dire, sono autorizzato da Dio, lo faccio solo perché Dio me l'ha detto, altrimenti non l'avrei fatto. E comincia a parlare intorno a Gesù. Comincia a raccontare le cose che Cornelio aveva bisogno di conoscere. Alleluia. Comincia a predicare l'Evangelo. E quando si predica l'Evangelo, quando si dà la testimonianza delle cose essenziali, e noi vogliamo sapere che cosa è stato predicato, beh, possiamo vedere qual era l'argomento trattato. Quando Filippo andò nella città di Samaria, predicò loro le cose concernenti il regno di Dio e al nome di Gesù Cristo. Alleluia.
Beh, potete immaginare un bello studio biblico, tante persone ad ascoltare. Pietro aveva, si era già preparato il sermone, lo studio biblico da insegnare, e aveva già idea, vedeva l'attenzione. Beh, dice, beh, qua predicherò un bel sermone, poi faccio la chiamata all'altare, poi avremo un bel tempo di preghiera, e così va avanti con lo studio biblico, e Cornelio finalmente riceve il messaggio. Oh, questo è quello che volevo sentire. Oh, la bellezza dell'Evangelo. E posso immaginare Cornelio comincia a fare i primi passi verso Dio. E quando Dio vide questo, vide che Cornelio fa questi primi passi spirituali, oh, Dio non ha potuto più aspettare la fine del servizio. Dio non ha voluto aspettare che il predicatore finisse lo studio biblico. Fu quello il momento che Dio decise di correre e riempì con lo Spirito Santo tutti quelli che erano là. E anticipò i tempi. Alleluia! Perché quando Dio vede che tu ti avvicini a Lui, beh, Lui non può restare fermo. Lui non può aspettare la fine del servizio. Lui comincia a correre verso di te per benedirti, per riempirti col suo Spirito. Alleluia! Oh, gloria al nome del Signore! Alleluia! 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 C'è qualcosa che non può trattenere Dio dall'intervenire o dall'anticipare i tempi. E quando vede realizzarsi quella che è la sua aspettativa, alleluia, e Dio conosce il desiderio del cuore, un altro episodio in cui vediamo qualcuno che corre, quando Zaccheo cercava un posto per vedere Gesù, poiché era basso non poteva, e alla fine sicuramente vide quell'albero da lontano e corse per salire in quell'albero, che era l'unica opportunità per poter vedere Gesù. Corse. Ma quando Gesù giunse sotto quell'albero, alzò lo sguardo giusto in corrispondenza dove poteva intravedere Zaccheo, punta quel dito che fece arrossire Zaccheo e lo chiama per nome: Zaccheo, scendi giù presto, così come sei salito di corsa, scendi di corsa. Non perché voleva come dire, farlo incespicare, ma io credo perché era Dio che aveva fretta. Alleluia. Dio voleva vedere le cose di corsa, perché aveva visto già Zaccheo che aveva fame, aveva visto Zaccheo che aveva fatto di tutto per incontrare Gesù, aveva visto Zaccheo che aveva fatto il primo passo, e a quel punto era Gesù che sarebbe voluto correre di corsa da Zaccheo, ma lo dice a Zaccheo: scendi giù presto. Oh, e quando Dio ha fretta di realizzare la sua aspettativa, il suo sogno, il suo desiderio, quello di benedire i suoi figli, quello di spandere il suo spirito, quello di portare salvezza. E infatti quello l'ha detto chiaro a tutti: oh, va a casa di un... Quando le persone dicevano: oh, va a casa di Zaccheo, che è uno che noi non ci metteremo mai piede a casa sua, non vogliamo neanche incontrarlo. E Gesù ci affretta di incontrarsi con Zaccheo e di andare a casa sua. Ed è lì che rivela il suo proposito, il suo scopo. Il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare i perduti. E quando c'è qualcuno che ha desiderio di avvicinarsi a Dio, beh, Dio è pronto a correre da lui, è pronto a anticipare i tempi, è pronto a non perdere tempo, è pronto a correre verso chi fa un passo. Alleluia. Ovviamente non so quanti di voi erano presenti, ma diversi anni fa
in una di quelle riunioni di preghiera di fine anno. C'era stata una, in quel tempo di preghiera, una profezia. Ed era venuta con la riunione di preghiera una ragazza che per 10 anni aveva fatto uso di sostanze stupefacenti. E in quella profezia Dio disse: se tu fai un passo verso di me, io ne faccio 100 verso di te. E quella ragazza non ebbe alcun dubbio, si rese conto che Dio stava parlando con lei. Beh, Dio poteva parlare con tutti quanti noi. E dopo di quello vidi quella ragazza uscire fuori e se ne stava andando. Un attimo mi sono preoccupato, se ne va. Ma dopo un po' è tornata. E ha continuato a pregare. Alleluia. Soltanto dopo ho scoperto che quella ragazza era andata via a buttare nel tombino tutta la droga che aveva con sé. L'equivalente di 500.000 lire dei tempi di eroina, buttata nel tombino dove non poteva essere più recuperata, perché aveva deciso di accettare la sfida, di fare quel passo verso Dio. E sapete, quando Dio vede che qualcuno fa il primo passo, Dio anticipa le cose, precorre i tempi, Dio si mette a correre, Dio comincia a fare le cose in fretta, Dio comincia a fare le trasformazioni in fretta, alleluia. È qualcosa che i dottori non possono spiegarsi, che non, per loro non è normale, ma Dio tolse i sintomi dell'astinenza. Quella ragazza fu completamente liberata dalla droga, alleluia. Perché quando qualcuno comincia a fare i primi passi verso Dio, beh, Dio non può più resistere, Dio non può più stare fermo, Dio comincia letteralmente a correre, Dio comincia ad anticipare il miracolo, Dio comincia a fare qualcosa di grande. Oh, alleluia! Potete immaginare, quel giovane magari avanza, sì, deciso, ma a passo normale, si sta avvicinando verso casa. In un certo senso, teme l'incontro con il padre, teme un minimo accenno di rimprovero, ma è deciso, non cambia idea e continua. Ma il padre lo vede da lontano e ne ha compassione. Il suo amore non viene meno. Quando Dio manifesta la sua compassione e il suo amore, è qualcosa che va al di là della comprensione umana. Dio ci ama a dispetto di quello che noi facciamo, a dispetto di quello che noi siamo, a dispetto di come noi ci siamo comportati con Lui. Il suo amore non può essere cambiato. Il suo amore è immutabile, le sue compassioni si rinnovano di giorno in giorno. Ma
il suo amore era lo stesso anche quando il figlio era ancora lì, nel porcile. Ma adesso è ancora sì, sporco di fango, puzza ancora di maiale, è ancora vestito male, è ancora caratterizzato dall'ambiente dove era stato. Non c'era ancora un buon odore nel figlio, ma l'unica cosa buona era che stava avvicinandosi al padre. E quei passi che andavano nella giusta direzione non poterono trattenere il padre. Il padre lo vide da lontano e la Bibbia dice ne ebbe compassione. E poi corse. È qui che vediamo il padre correre. Il padre corre verso il figlio, corse. E gli andò incontro. Il figlio faceva un passo, il padre ne faceva molti di più, perché correva. E gli si gettò al collo e lo baciò. Quando un figlio fa un passo, fa i primi passi verso il padre, il nostro Dio non può trattenersi. È quello il tempo in cui lui anticipa i tempi, anticipa la festa, anticipa l'incontro, vuole evitare che quella quasi sofferenza di avvicinarsi, che poteva essere angosciante per il figlio, non vuole lasciarlo ancora in quell'incertezza. Vuole che quel cambiamento, vuole che la benedizione, vuole che la festa cominci prima possibile. Alleluia. E quindi ecco che corre, ecco che gli va incontro, ecco che lo abbraccia. Oh, non si cura della puzza, non si cura del suo aspetto, lo abbraccia. Alleluia. È disposto a sporcarsi, è disposto a essere contagiato da quel cattivo odore, ma presto bisogna cominciare a far festa. Il figlio si era preparato il discorso e parola per parola lo cita: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre a quel punto interrompe il discorso, chiama i servi: presto, presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Portate qui, mettetegli un anello al dito, dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato. Il figlio, che forse aveva preparato un lungo discorso, viene interrotto. Bastano quelle prime parole. Adesso è il padre che prende la parola e che prende le decisioni. Fate questo, fate quest'altro. Portate la veste più bella, i calzari, l'anello al dito. Oh, non ha avuto bisogno di replicare al figlio, il messaggio era per tutti. Oh, lui viene ripristinato nella posizione di figlio. Lui non è venuto per fare, forse lui vorrebbe fare il servo, ma io lo ripristino nella posizione di figlio. E non c'è tempo di riunire il consiglio di famiglia per stabilire quando fare la festa. La festa comincia subito, la festa è già cominciata. Oh, io ho fatto la corsa per cominciare prima la festa. Alleluia. E la festa è cominciata prima possibile, perché Dio non vedeva l'ora di cominciare la festa. Dio non vedeva l'ora di incontrare il figlio e di fargli rendere conto che era benvenuto, bentornato nella casa del padre, e che era tempo di far festa, era tempo di rallegrarsi, era tempo di gioire, perché la Bibbia dice che c'è festa nel cielo quando un peccatore viene al ravvedimento. Io immagino che nel cielo c'è una festa sempre pronta ad essere iniziata.
Immagino che Dio è là pronto a fare una corsa, ad incontrare qualcuno, a precorrere i tempi. Alleluia. Ancora oggi io immagino che Dio sta pronto a vedere i primi passi di qualcuno per cominciare una festa. Alleluia. Perché Lui ci ama. Perché il suo amore è al di là dei nostri meriti e delle nostre aspettative. Dio è pronto a festeggiare insieme agli angeli del cielo. Beh, anche noi abbiamo motivo di far festa. I veri figli di Dio sono pronti a far festa. E lì c'era un altro figlio che invece non era tanto contento di far festa. E al punto che ha deciso di perdersi la festa. Infatti, se ricordo che qualche tempo fa ho predicato già in questo sermone. Chissà quante volte ho predicato questo sermone nel corso degli anni. È uno dei miei preferiti. E l'altra volta ho predicato intorno a non perdetevi la festa. Beh, ma vorrei attirare la nostra attenzione intorno al Padre buono, al Padre amorevole, al Padre che vuole far festa, al Padre che vuole anticipare i tempi per farci sapere che ci ama, che ci perdona, che vuole il nostro bene, che vuole il nostro meglio, che vuole aiutarci, che vuole benedirci, che vuole sovvenire ai nostri bisogni, che vuole aiutarci, che vuole che noi viviamo una vita abbondante, una vita ricca delle benedizioni, una vita sotto la sua protezione, una vita che possa essere motivo di festa per il cielo intero. Non voglio dilungarmi stamattina. Penso che anche Dio ha fretta. Non vede l'ora che finisco di predicare per benedire qualcuno. Dio è pronto a correre. Dio è pronto a iniziare la festa. Siamo in piedi insieme. Alleluia. Amen. Dio non vede l'ora di benedire qualcuno oggi. Dio non vede l'ora che qualcuno cominci a fare i primi passi verso di Lui. Lui già pregusta la benedizione, pregusta l'atmosfera di festa che ci sarà, perché la sua benedizione è pronta, il suo amore è incondizionato. E per tutti quelli che hanno deciso di abbracciare il Padre o di incontrare il Padre, beh, Lui ha una benedizione oggi. Beh, è tempo di far festa. È tempo di incontrare il nostro Padre buono, il nostro Padre amorevole. Ed è questo il tempo. E questo il luogo. Ed è questo l'Iddio che noi serviamo. L'Iddio d'amore. L'Iddio di compassione. L'Iddio che perdona. L'Iddio che restaura, l'Iddio che imbianca le nostre vesti, l'Iddio che perdona i peccati, l'Iddio che ci dà un'altra opportunità, l'Iddio che è pronto a perdonare ancora una volta, l'Iddio che non vede l'ora di abbracciarci e di benedirci. Perché non lo incontriamo oggi? Altare aperto.